Ho il piacere di avere con me Roberto Speri, Property Manager Altarea Italia. Speri, buongiorno, grazie per essere con me. Lei è Buongiorno, anche direttore di un centro commerciale, quindi insomma mi sembrava la persona più giusta per parlare di questo argomento. Da dove possiamo partire? Perché poi ci sono tanti spunti. Intanto vi chiedo in questo momento come vi state organizzando a seconda delle decisioni che intanto verranno prese, ma che sono state prese negli ultimi giorni, insomma, rispetto alla riapertura o meno di attività commerciali. ma allora, fin da subito, con il termine del lockdown, abbiamo tentato il più possibile di portare la sicurezza e la garanzia alla clientela e a chi lavora nei centri commerciali che tutto fosse organizzato per evitare qualsiasi tipo di problematica. È ovvio che abbiamo fatto dei grossissimi investimenti proprio per venire incontro a quello che ci aveva portato questa crisi. Il problema ovviamente è stato che questi sacrifici forse non sono stati recepiti o non visti da chi poi ha preso delle decisioni e ci ha molto spiazzato, ha spiazzato ovviamente tutti i retailer, alcune direttive che sono arrivate, soprattutto con la chiusura del sabato domenica, che è stato veramente un fulmine a ciel sereno, che è partito da novembre sostanzialmente. Uno dei problemi grossi è anche legato alla mancata programmazione, perché immagini un po' la ristorazione, a tutto quello che sono quelle attività che vivono, passi il termine un po', a organizzazione giornaliera, doversi trovare da un venerdì a un sabato a chiudere, riaprire, anche questo, il personale, riorganizzarlo, è ovvio che è tutto un problema. E in un Certo. ambiente che riteniamo uno dei più sicuri, noi avevamo fatto un'indagine subito dopo il lockdown di maggio, dove chiedevamo alla clientela che si era riavvicinata ai centri commerciali se aveva la percezione di essere in sicurezza, e molti clienti rispondevano che si sentivano più sicuri in un centro commerciale dove ovviamente ci sono le possibilità di organizzare e gestire qualsiasi tipo di affollamento rispetto magari ad altri ambienti. La clientela nel periodo soprattutto natalizio ha molto lamentato il fatto di non poter accedere ai centri commerciali, di dover trovarsi in situazioni di affollamento, come poi si è visto, perché è ovvio che nel momento in cui tu chiudi i centri commerciali nel fine settimana, dove facilmente iniziano gli acquisti natalizi, chi rimane aperto si troverà in difficoltà. Non è colpa di nessuno, se non della decisione stessa di chiudere i centri commerciali. Da Certo. parte nostra abbiamo fatto sempre dei grandi investimenti, adesso nell'ultimo momento, nell'ultimo periodo, scusi, abbiamo fatto un grossissimo investimento per portare l'area del centro commerciale ad essere, passatemi un termine un po' forte, che magari, ma un po' forte, che è Covid-free, nel Sì, senso che noi ci volevo. Adesso ci arriviamo, ma volevo solo fare un inciso. Sì, no, ma ha fatto benissimo perché questa è la cosa fondamentale. Infatti lei l'ha già detto, io le stavo dicendo con un sorriso un po' amaro, che ci sono delle situazioni come per esempio quella dell'ingresso in un centro commerciale che è sempre stata vista come, ah, entro in un centro commerciale, attenzione perché ho possibilità, elevate all'ennesima potenza di contagiarmi. Allora, fermo restando che il rischio zero non c'è da nessuna parte ed è chiaro che nei luoghi dove c'è più possibilità che ci sia gente, magari la possibilità aumenta, però è altrettanto vero, così ripeto, arriviamo a quello che sta dicendo lei, che soprattutto tra il primo lockdown e le riaperture, prima di arrivare poi alle ulteriori restrizioni che ci sono state obbligate le attività commerciali, ma giustamente, a mettere a punto una serie di sistemi di sicurezza per garantire la salute e la sicurezza, appunto, ripeto questa parola, delle persone. Cosa che ha causato anche dei costi, no? Che si sono elevati chiaramente. Così le faccio la domanda a cui lei stava già rispondendo: come garantire la sicurezza? Perché altrimenti io temo che non si esca più, no, da questo meccanismo un po' incriccato, per cui poi rimane anche la paura da parte delle persone di dire: vabbè, ma perché devo andare in un centro commerciale? Me ne sto a casa o me ne vado in un negozio per strada, così almeno non entro dove ci può essere folla. Ecco, a lei. Allora, come le dicevo, partiamo dall'inizio, dalla base, che è Sì. stata quella di
investire nell'immediato sui primi presidi di sicurezza, che ovviamente il gel, ovviamente l'aumento della vigilanza in galleria che permettesse un controllo puntuale della clientela. Abbiamo aggiunto da subito un sistema tecnologico, perché la tecnologia ce lo permette, e i centri commerciali normalmente sono tutti dotati di un contapresenze, che è una semplice app che ci permette in tempo reale, ogni 10 secondi, di sapere esattamente quante persone sono all'interno del centro commerciale. Perciò, facendo un calcolo matematico, noi abbiamo definito una persona 20 metri quadri, fatta la mall, 10.000, faccio un esempio banale, abbiamo fatto un calcolo ed ecco che questo è già un alert che ha la vigilanza. Nel momento in cui si arriva a quel numero, abbiamo la possibilità, c'è una procedura ben definita di mettersi agli ingressi e fare il famoso uno entra, uno esce. Questo già, diciamo, protegge da qualsiasi tipo di affollamento. La fortuna di un centro commerciale, magari rispetto a una via di città, è che c'è un ingresso e c'è un'uscita, perciò riusciamo a gestirlo. Fatto Sì. questo, ovviamente tutte le sanificazioni. Oltre alle sanificazioni, poi abbiamo anche pensato che sanificare una volta ogni ora ci tutela a livello normativo, ma non tutela perfettamente la clientela, perché da quell'ora a quell'ora potrebbe succedere di tutto. Allora abbiamo trovato questo sistema, arrivo all'ultima novità, che è poi stato certificato dall'ospedale Sacco, che ci permette di sanificare H24, 7 giorni su 7, l'aria che entra e che viene ricircolata nel centro commerciale. Cosa sono delle lampade, sono dentro che producono una nebulizzazione dell'acqua ossigenata, per essere più pratici, che ovviamente in particelle ridottissime, che non fanno assolutamente male alla clientela, ma che abbatte il Covid, come tante altre muffe o altro. Comunque quello che ci interessa è il Covid in questo momento, al 95%, arrivando sui tessuti al 99%. Capisce che vuol dire entrare in un Eh luogo certo. dove l'aria è sanificata, perciò siamo tranquillamente in un ambiente. Ecco, no, lo ripeto io perché magari è sfuggito ed è importante. Questo dispositivo di cui lei sta parlando, il dispositivo Dust Free, è certificato dall'ospedale Luigi Sacco di Milano. Non è una cosa che avete inventato voi, no, lo dico perché è importante per questo, no? Perché poi, siccome purtroppo nei momenti di emergenza circolano anche tante notizie false o comunque non specificate bene, invece questo è importante, cioè non è che è l'ospedale Luigi Sacco che ha certificato questo dispositivo, quindi come dire, lo dico perché la percentuale che lei ha dato è assolutamente basata su delle fondamenta scientifiche, no? Cioè lei lo può confermare, esatto, Dico ecco. anche di più, noi abbiamo il risultato dei tamponi che sono Sì? Sì? stati fatti prima e dopo l'installazione di questo sistema, e l'aria prima dell'installazione era nella normalità. Ciò significa che aveva delle muffe, degli allergenici, che sono gli allergenici esterni, quelli che troviamo normalmente nell'aria. Con l'applicazione di queste lampade si è tutto ridotto a una percentuale molto molto bassa, che non è dello zero, ma è comunque sotto l'1%, una parte per milione, scusi. Ok, sì. Significa che respiriamo aria purissima all'interno del centro commerciale. Poi, come dice lei, lo zero non No, esiste. beh, ma quello neanche se circolano per strada, cioè è chiaro, ma no? Come non esiste il rischio zero per nulla, cioè non c'è nulla che ci dice, vabbè, non rischi appunto, rischi pari a zero. Allora, un'ultima domanda perché è importante che ci porta sull'aspetto ulteriore della questione, sappiamo molto bene che chiaramente i consumi sono stati assolutamente affossati durante la pandemia. Peraltro, insomma, dovendo restare in casa e comunque con le chiusure dei negozi, molti hanno attivato, per così dire, la modalità online. Come, una domanda da 1 miliardo di dollari, mi rendo conto, speri, ma cerchiamo di capire come far a reagire da questo punto in poi, cioè proprio per cercare di rialzare la testa, no? Sperando anche magari in aiuti esterni, chiaramente. Allora, ecco, mi riprendo un attimo dal ragionamento che avevamo fatto con l'indagine fatta alla clientela, Sì.
dopo il lockdown. Avevamo chiesto proprio quante persone si erano avvicinate al mondo dell'e-commerce e i numeri erano importanti, ovviamente, perché per esigenze, perché moltissimi non potevano fare altro. E abbiamo anche fatto un'altra domanda: se tutte queste persone che sono avvicinate all'e-commerce erano soddisfatte e avrebbero continuato questa pratica. Molti hanno risposto che preferiscono il commercio fisico, anche se trovano più facile il commercio, quello online. Come reagire? Reagire sicuramente la nostra forza è il servizio, la nostra forza è il lato umano della persona che è all'interno del punto vendita. Noi riusciamo a dare dei servizi. Banalmente, io in e-commerce è vero che posso risparmiare acquistando una TV, però è vero che se voglio delle informazioni devo per forza entrare in un negozio. La socialità, io non escluderei una delle fonti fondamentali dell'attività di un centro commerciale, è la socialità, quello che noi riusciamo a creare nel momento in cui si uscirà da questa crisi. E la gente avrà bisogno nuovamente di vedere gente, perché poi insomma mi auguro che arriverà un momento che il vedere gente non sarà più preoccupante. Certo, E speriamo presto. gli investimenti saranno enormi, perché usciremo da un momento in cui appunto è più facile fare un click e portare a casa un piatto di pasta che sedersi in un ristorante. È vero anche che, io parlo anche per esperienza, poter sedersi a un tavolo, avere il piatto caldo senza problematiche, sarà un grosso piacere, come tante altre cose. Eh Mi sì. auguro che questo aspetto sociale sia fondamentale per noi. Sicuramente dovremo fare dei grandi investimenti per far capire alla clientela anche un aspetto importante. Già lo stiamo dicendo. Attenzione che il commercio locale e a questo. Se si ricorda, qualche anno fa il problema grosso era i centri commerciali principali delle città. Oggi si è spostata la problematica tra il commercio fisico e il commercio online. Il commercio fisico significa famiglie, significa tanto lavoro, significa know-how, perché tante persone che lavorano all'interno dei punti vendita hanno un know-how importante Certo. che viene perso nel momento in cui io acquisto in e-commerce. Impoveriamo delle persone nel momento in cui andiamo in e-commerce. Un Certo. ragionamento l'ho fatto anche su questo. Assolutamente, sono d'accordissimo, quindi per chiudere, che poi guardi, è quello che mi ero appuntata anch'io e l'ha detto anche lei, è un insieme di tante cose che bisogna portare avanti parallelamente. Intanto incrociando le dita, il via libera per l'attività che possa riprendere in modo regolare, perché poi abbiamo parlato di chiusure a intermittenza, no? Anche spesso comunicate all'ultimo, quindi chiaramente non ci si può neanche organizzare e l'organizzazione include proprio la messa in sicurezza dell'ambiente, dei locali, dei negozi, dei centri commerciali, così che le persone, e questo è un terzo punto, possano piano piano riavere fiducia in quella che è la socialità, perché poi adesso c'è proprio un tema anche di, insomma, non ci si fida, no? Andare vicino alle persone. E poi in ultimo, appunto, far sì che tutto possa riprendere, quindi che i consumi possano ripartire per il bene del nostro paese. Insomma, tutto deve avvenire un po' in modo, cioè all'unisono, deve essere tutto un tutt'uno, diciamo, un'unica ricetta. Io la ringrazio, Roberto Speri, mi auguro di sentirla al più presto, sperando anche di avere delle notizie migliori, no? Che Sì, possano arrivare in primis a voi. E, grazie per averci anche illustrato queste importanti questioni rispetto alla sicurezza della clientela e delle persone. A presto.